960. Presto sono qui. Questa è la tubazione principale che porta l'acqua sulla cascata, sul mosaico sopra. Questa è la ripresa. E questa è la tubazione che porta l'acqua sul mosaico. Adesso sta girando la pompa piccola perché in caso di acqua si ferma la grande, no, in caso di gelo. Quindi ci chiamano, dice guarda che è la strada gelata, fermano quella grande, però il mosaico non si può rovinare. E quindi fanno passare questa piccola e tengono bagnato il mosaico. La principale è quella? Quella principale, che quella è quella storia che hanno scritto nel 2017. La cosa che stava fatta innovativa, il primo zero è il trattamento dell'acqua. Ah, ecco, l'acqua è trattata? Certo, ecco, vuole fare finito questo perché. Ah, questo deve essere ancora completato? Sì. Questo viene fatto l'antianti, l'antibatterico e l'UPA, per trattare un taglio per esempio. Questo è il quadro di controllo che può gestire da remoto. Quindi asma tramite la fizzera gestisce sia gli spegni e fa quello che gli pare. Poi possiamo finire un po' dei lavoretti su, un po' dei carichi, un po' di cose. Questa è la tubazione dell'acqua dell'acquedotto. Qui è proprio una storica. Questi sono i vecchi che si aveva. Adesso è chiuso questo perché ci stava la banca, la BNL che l'ha fatto chiudere. Però questo si arriva fino a un fondo a Pia Battisti, fino all'Iris. Infatti c'è stata la fibra ottica, passa tutto, e qui c'è stato, loro entravano da qui prima, c'è stato un cunicolo che da qui, dalla Banca d'Italia, fa tutto il giro e sbuca qui. Queste invece le luci? Questo è tutto, sì, qua le luci, sono pure, che tutti i lupi vanno sotto e stanno sotto le 12 colonne. Sotto ci stanno le 12 colonne, le 12 mandate che fanno l'acqua a castello. E questa è la pompa, il motore nuovo, l'inverter, la pompa è quella vecchia. Quindi noi siamo partiti dalla pompa, abbiamo fatto tutto, abbiamo costruito il vestito intorno.